nel mondo come i 12 apostoli per annunciare il Vangelo e riunire i popoli sotto un unico pastore. Questa è la missione dei vescovi indicata dal Pontefice durante l'ordinazione episcopale che si è tenuta nella Basilica Vaticana lo scorso 19 marzo, solennità di San Giuseppe e terzo anniversario dell'inizio del pontificato di Papa Bergoglio. La celebrazione per Monsignor Peter Brian Wells, nunzio apostolico in Sudafrica, Botswana, Lesotho e Namibia, e Monsignor Miguel Ángel Aiso Gixó, segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ha visto ripetersi un rituale profondamente evocativo delle caratteristiche del ministero del Vescovo, incentrato sul servizio per gli altri e che ha il suo posto in basso nel gregge della Chiesa. Episcopato, infatti, è il nome di un servizio, non di un onore, poiché al Vescovo compete più il servire che il dominare. Secondo il comandamento del Maestro, chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Siate servitori di tutti, dei più grandi e dei più piccoli. Di tutti, ma sempre servitori, al servizio. Papa Francesco ha poi invitato i vescovi ad ammonire ed esortare i fedeli, ma sempre con magnanimità e dottrina, non smettendo mai di pregare, perché se un vescovo non prega, non potrà fare nulla. Il ministero di un vescovo, ha ricordato il pontefice, non è circoscritto alla cura dei soli cristiani, ma a tutti gli uomini, anche a coloro che non appartengono all'ovile di Cristo, perché anche loro sono stati affidati dal Signore alle cure di una chiesa da amministrare seguendo l'esempio del buon pastore, che conosce le sue pecore. Dietro ad ogni carta, ad ogni lettera che verrà ricevuta, ha insistito Papa Bergoglio, c'è una persona che i vescovi devono essere capaci di riconoscere, stando vicini alla gente. Vicini ai poveri, agli indifessi, e quanti hanno bisogno di accoglienza e di aiuto. Guardate i fedeli agli occhi, non in obliquo, agli occhi, per guardare il cuore, e che quel fedele tuo, sia presbitero, diacono o laico, possa guardare il tuo cuore, ma guardare sempre agli occhi.